È un po' che non faccio vedere i punti e visto che ho in programma la spiegazione del cardigan Beverly di Drop Design, ho deciso di dedicare alcuni video proprio ai punti impiegati. Al centro della schiena di questo cardigan troviamo un pannello composto da questo punto traforato, lavorato da entrambi i lati a specchio, e nella parte centrale un motivetto semplice, semplice su appena 6 maglie, che rappresenta una serpentina traforata sullo sfondo di due maglie lavorate a maglia rasata rovescia. Come si vede, è bellino di per sé, è facile da abbinare ad altri punti ed è utile per decorare anche la maglia rasata. Quello che ho fatto nella manica, perché lavorare l'intera manica a maglia rasata come previsto mi sembrava monotono. Spezzare la maglia rasata con punti come questo, oltre alla funzione decorativa, può avere anche quella tecnica. Per esempio, mi sono procurata questo filato di lino ritorto che volevo lavorare a maglia rasata a due capi, ma va tremendamente in sbieco. Ci sono filati che non ne vogliono sapere della maglia rasata. Possiamo cuocerli a vapore, possiamo riavvolgerli nella direzione contraria, però a volte si rimedia solo in parte. E allora bisogna diluire appunto la maglia rasata con trafori, maglie rovesce, eccetera. E qui un punto come questo può fare al caso nostro. Si sviluppa su 6 maglie e 4 ferri e qua ho avviato 5, 5 e 5 maglie dello sfondo più le maglie di vivagno e per il punto vero e proprio 6 e 6 maglie. È bello, ho fatto con qualunque filato, qua uso il lino che mentre lo lavori sembra una corda per stendere il bucato, ma lavato e stirato a vapore cambia. Lavoro le maglie di vivagno, eventuali altri punti, lo sfondo e quando arrivo al punto vero e proprio le 6 maglie le lavoro così. Due rovesci. Una diminuzione con l'inclinazione a destra, faccio due insieme a diritto classico, un gettato e due rovesci. I primi due e gli ultimi due saranno sempre i rovesci, le maglie rasate rovescia. Lavorato l'eventuale sfondo da capo, due rovesci, una diminuzione con l'inclinazione a destra, un gettato e due rovesci. Si sarà notato che uso le maglie Eastern che sono disposte così, ma ho lavorato comodamente la diminuzione con l'inclinazione a destra a diritto classico senza ritorcerla. È perché quando sono sul rovescio del lavoro al ferro pari uso un semplice trucchetto. Si vede che la diminuzione ha l'inclinazione opposta rispetto al gettato. Al primo ferro il gettato è sulla sinistra e la diminuzione è inclinata a destra. Al terzo ferro si scambieranno di posto e il gettato lo avremo sulla destra e la diminuzione a sinistra inclinata a sinistra. Lavorare le diminuzioni inclinate a destra è più facile con le maglie classiche e quelle inclinate a sinistra con le maglie Eastern. Sapendo fare le une e le altre, quando sono sul rovescio del lavoro al ferro pari, le maglie che parteciperanno alla diminuzione le lavoro nel modo da disporle come mi serve al ferro successivo. Io normalmente lavoro con le maglie Eastern che si fanno inserendo il ferro come al solito, con il filo davanti come al solito, ma invece di fare questo ghirigoro il filo si porta semplicemente sotto la punta del ferro e poi si trascina nella maglia. Quindi al terzo ferro dovrò lavorare prima il gettato e poi la diminuzione inclinata a sinistra e mi devo procurare due maglie Eastern.
A tutti i ferri pari lavorerò le maglie come si presentano, e cioè due diritti, due rovesci e due diritti. Ora al secondo ferro lavorerò questi rovesci a rovescio eastern. Quindi due diritti, due rovesci eastern e due diritti. Chiaramente per qualcuno questa invece di una facilitazione può risultare una complicazione, e allora niente, lavora le maglie come è abituato a fare e poi eventualmente le gira oppure fa una cavallata per ottenere l'inclinazione a sinistra. E invece chi vuole provare può fare così al ferro numero 2, quindi due diritti, due rovesci eastern e due diritti. Così quando arrivo al terzo ferro posso lavorare le mie diminuzioni con l'inclinazione a sinistra in tutta comodità. Arrivo al motivo, due rovesci, un gettato, una diminuzione con l'inclinazione a sinistra. Lavoro semplicemente due insieme a diritto prese da dietro e due rovesci. Ora rovesci, un gettato e una diminuzione. Io infilo il ferro nelle due maglie e le lavoro insieme. Chi ha lavorato i rovesci classici avrà i diritti sul diritto del lavoro disposti così e farà la cavallata. Oppure può passare le due maglie a diritto, rimetterle sul ferro sinistro e prenderle come le prendo io da dietro e lavorarle insieme. Fatto il quarto ferro sul rovescio del lavoro, il punto ripartirà da capo, perciò in previsione di lavorare al primo ferro una diminuzione con l'inclinazione a destra, lavoro nel mio motivo i rovesci classici. Dunque, due diritti, due rovesci classici e due diritti al quarto ferro. Il resto delle maglie possiamo lavorarle come siamo abituati. Due diritti, due rovesci classici e due diritti, ossia il famoso lavorare le maglie come si presentano. Se usare poi la furberia di lavorare di volta in volta le maglie in modo comodo per il ferro successivo, sta a noi deciderlo.